Adesso che cazzo di bestia sei? Sono un tuo haters! 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 Haters al massimo! Sì! Bravo! Quello! Ma scusami, quanti anni hai? Otto anni! A parte il fatto che con questa barba ne dimostri almeno 57, ma poi fammi capire, le persone a 8 anni già mi odiano. Sì, ti odiamo perché tu tratti male tutti i nostri supereroi. E chi sarebbero i vostri supereroi? Fammi capire. I cost-after che acchiappano i fantasmi e fanno le challenge su YouTube. I cost-after? I cost-unders al massimo. E tu a 8 anni hai come idolo e modello una banda di idioti che parlano al nulla su YouTube. Non sono idioti, sono persone coraggiose che fanno le challenge che tu non fai perché ti caghi sotto. Io mi cago sotto? E che challenge fanno? Fammi sentire. Fanno tante challenge. L'ultima è la Tonino Challenge. La Tonino Challenge? E che challenge è? È una challenge che si fa con le candele che ha fatto la mia youtuber preferita che ha fatto le collaborazioni con i più ridicoli. I più ridicoli? A parte il fatto che oggi su YouTube è proprio impossibile stabilire chi è più ridicolo dell'altro. I più ridicoli. Ma quale più ridicoli, deficiente? IPR è l'acronimo di peggiori ricercatori, quale più ridicoli? Comunque tu non le fai perché ti caghi sotto. Ma tu guardi, si è già retta un creatore o due creature, non ha specie bestie di 8 anni. Non la faccio perché è una stronzata. Guarda, al massimo per farti contento, visto che sei un hater, sai che faccio? Una bella reaction. Andiamo a vedere. Ciao vampiri. Mi saluti pure se non sono vampiro, oppure mi organizza prima, mi faccio muzica e poi torno e mi puoi salutare. Ciao. Confesso immediatamente, non sono né un vampiro né un lupo mannaro, ma mi interessa il titolo che hai messo della Tonino Challenge. Oggi video diverso dal solito, oggi ci addentriamo un po' di più nelle cose paranormali. Cumagnami, e questa cosa, prima ancora di vedere il video, già mi fa mettere una paura che neanche immagini. Però sono curioso di vedere questa Tonino Challenge, quindi esci la challenge. Quando sentiamo parlare di leggende metropolitane, pensiamo subito agli Stati Uniti. Ma non è vero, cioè, faccio un piccolo sondaggio, lasciatemi nei commenti, quanti di voi appena sentono il termine leggenda metropolitana pensano agli Stati Uniti? Per quale motivo si pensa agli Stati Uniti appena sentiamo leggende? Puoi fare la metropolitana? E perché non pensi Londra? Perché non pensi Napoli, Capur Mutri, ma la metropolitana più bella d'Italia? Perché non pensi agli Stati Uniti quando fai nomini la leggenda metropolitana? Cominciamo buono, cominciamo proprio buono. Ma in realtà si nascondono leggende in tutto il mondo. E abbiamo scoperto l'acqua calda. Sì, ma questo lo sapevamo, cioè nel senso tutti lo sanno che esistono leggende in tutto il mondo, non solo in America. Anzi, forse l'America è il continente che ha meno leggende degli altri. Però non voglio darti questa delusione, io sono curioso, sempre buffata la Tonino Challenge. Va? Puoi andare avanti per favore. Oggi voglio parlarvi dell'Inferno di Tomino, una poesia demoniaca che sembra portare molta sfortuna a chiunque la legga ad alta voce. Perfetto. Da stronzato, cioè nel senso, quindi se adesso leggiamo ad alta voce questa leggenda saremo tormentati dalla sfortuna, la stessa sfortuna che anni fa doveva già colpirci quando abbiamo fatto la tavola Ouija, ma in realtà nonostante ci siano state delle pandemie, noi che l'abbiamo fatta siamo benissimo, sia in salute sia economicamente. Fammi sentire, perché non è che porta più fortuna della tavola Ouija sta stronzata. Scusami, con tutto rispetto verso Tonino, siamo curiosi, grazie. Il poema viene preceduto da un avvertimento iniziale. Se leggete questa poesia ad alta voce, vi accadranno eventi tragici. Ah, quindi ho fatto sta proprio nelle istruzioni, nella premessa del libro. Buona a sapere, cioè già io per esempio quando vado in libreria, rapono un libro perché sta cosa, ci vogliamo un faccio al commesso, dico ma che cazzo vi... Cioè, è nella prefazione. Se leggi quindi compri questo libro, sappi che passano guai appena
Va bene, ottima premessa. Guarda, un metodo di marketing che secondo me... Lasciamo perdere. Neanche i giochi degli anni 60 russi con le centrali atomiche. Lascia perdere. Quello che farò non è giocare, ma è cercare di dare, appunto, voce alla sua storia. E in che modo? Perdonami. E magari di aiutare questa entità. Ah, un obiettivo facile. In bocca al lupo. Io direi di riprodurre la poesia molto bene. Molto bene, mica tanto, cioè nel senso, questo è un po' l'esempio che succede quando c'è qualche youtuber che fa vedere qualche rito che lui stesso durante la prefazione dichiara pericolosissimo. Ma se stai dicendo che è pericoloso, se veramente credi a quello che stai facendo, perché fai vedere come si fa? Perché lo riproduci? Se tu veramente credi che questa poesia ti porta dei guai, stat ferma, perché ti schifi così tanto la tua vita che vuoi auto lanciarti delle maledizioni addosso? Due sono le cose: o lo sai che stai dicendo una stronzata, oppure c'è un masochismo estremo. Secondo me è più la prima, e siamo d'accordo, perché anche io fare così, io piuttosto che giocare, piuttosto che fare il rito e fare qualche contenuto su YouTube beceramente sfruttando l'appeal del paranormale, piuttosto direi: guardate, faccio questo rito perché non succede proprio niente. Vediamo invece Tonino che dice nel suo rito. Io l'avvio, ce la faccio anche. Magari Parkinson, ma com'è io l'avvio? Magari è un computer, come funziona? Che c'è il tasto on e off, come la tavola Ouija di Mr. Franchino che andava resettata. Che significa io l'avvio? Vabbè, iniziamo la poesia, leggi la poesia che ho bisogno un po' di sfortuna nella mia vita, forza. Adesso. Perché il video è finito e chiudi in pausa in automatico, compagna mia, ma lo conosci tu, no? Cioè, fai i video in coppia a YouTube e non sai come funziona. Quando finisce il video si interrompe da solo, va in pausa prima che poi inizia il video successivo. Paranormale! Paranormalissimo, YouTube paranormale. Si è spenta la luce, compagna mia. La dico meglio. Qualcuno ha spento la luce, compagna mia. C'era questa piccolo errore etimologico. Qualcuno ti ha spento la luce mentre stai facendo il video. Non ti allarmare. Non è ancora finita, quindi... No! No, ho spento le candele! No, no! Fermati, compagna mia. Cioè, aspetta, davvero ci vuoi far credere che l'hai fatto? Quello era un gesto involontario. Cioè, il fatto che tu dici... raga, non è ancora finita... Questo è un gesto involontario. Riguardiamolo, no? Perché forse qua sono io che non ci vedo. Ho capito, ci occhiai da su. Però penso che si nota, visto che non è che sei una grande attrice, però si nota leggermente che è volontaria la cosa. Ma tu vuoi far credere che l'hai fatta involontariamente per far capire che, oddio, ho interrotto il rito, adesso arriverà Satana, busserà alla porta, entrerà lui, tu con Dante Alighieri, con Virgilio, Caronte, entra tutti qua dentro, si fa la folla qua dentro, ci sta anche Tonino e la maledizione. Riguardiamo il gesto involontario della nostra attrice mentre fa il rito di Tonino. Che poi non so se avete notato il tocco di classe. E mentre la ragazza soffiava, era pure un capice su, un calcio sotto al tavolo per far sì che muovendosi avesse la certezza matematica che Candela si è sudato, perché non basta solo il soffio. È tutto. Oddio, si è sudata Candela, come mamma fa? Mi mette ansia quando si spengono le candele o sono io a spegnere le candele? Perché sono candele bianche, quindi mi danno la sensazione di protezione. Io ti dico la verità, forse questa cosa te l'hanno insegnata gli amici attori teatrali che hanno fatto le collaborazioni in questo periodo, proprio scelto proprio la peggio feccia. Comunque, a parte ti hanno insegnato queste persone qua, ti hanno insegnato che questa teoria, che ti dico la verità, non l'ho capito, che significa? Cioè, la candela bianca ti mette ansia perché è simbolo di protezione, ma anche etimologicamente, se volessi un attimo capire cosa vuol dire in italiano questa frase, che significa? Cioè, il fatto che la candela bianca ti protegge, quando tu la spegni ti mette ansia. Cioè, tu praticamente mi vuoi far credere che vivi con delle candele bianche accese per paura di spegnerle, che dopo perdi la protezione. Non l'ho capito sta cosa, cioè, andiamo avanti. Madonna, aspetta, Tomino. Vai, amica mia, amica carissima, ma ti rendi conto che tutto quello che sta succedendo è tutto fuori campo? Le candele, la luce che si spegne, che ovviamente non potimo vedere se è stato qualche complice dove semplicemente ha spento la luce, una botta fuori campo da quell'altro lato, poi dici: Tony, ma quello Tony è un tuo complice là dietro che sta filmando, che sta facendo un burdel, ma chi vuoi fare? Cioè,
Ma chi vuoi far abboccare a sti strunzati terrificanti che ci stai facendo aprire? Cioè, ti prego, un po' di dignità quando facete sti cose, santo Dio. Porca miseriaccia. Allora, io devo fare un cacchio di rito che prevede il manifestarsi di poltergeist intorno a me, presunti poltergeist. Io metto una cacchio di camera grandangolare che mi inquadra tutta la stanza, in modo che se all'interno della stanza succedono dei poltergeist, io ho le riprese integrali e pure genuine. Tutto quello che succede a presa, non mi faccio un cacchio di ritratto fotografico, videografico in questo caso, che mi esclude tutti eventuali agenti esterni che potrebbero influire artificiosamente in quello che sto facendo, perché altrimenti, se tu non dai le prove di quello che fai, è tutto un artefatto becero e lurido che prende come pretesto il tema paranormale per portare un po' di luride visual su un canale veramente che non te ne è capo né cura. Dino, santo Dino! E non è ancora finita. È a malincuore la stessa cosa che pensiamo noi, purtroppo non è ancora finita. Grazie, non so se voi riuscite a sentire i rumori, però ci sono tipo dei tonfi, un fruscio, cioè... No, a parte che non lo riusciamo assolutamente a sentire, ma potrebbe essere anche un problema di microfono. Ma ti rendi conto che hai descritto due tipologie di rumore che sono agli antipodi? E sento come dei tonfi, tipo un fruscio, che cazzo stai dicendo? È come dico, sento un sussurrare tipo un tuono. Ma che percezione uditiva di non mangiami, fammi capire. Ha cominciato a fare un freddo cane. Veramente sto ghiacciando. Ti stiamo credendo, cumagnami. Ci sono delle moltitudini di genti su internet che ti stanno credendo. Giurafne, se veramente senti freddo, cosa improbabile, perché lasciamo perdere, perché se tu sentissi freddo o ci fosse qualche variazione termica a cannella, almeno se siamo... Ti stiamo credendo, ci sono nazioni, ci sono G7 dietro di te, ci stanno moltitudini di file di persone che stanno dicendo io sto qua per dimostrare che credo a queste cose, senza un minimo di fondamento, senza un minimo di prova, senza un minimo di ritegno, ma io ci credo! Pure noi sentiamo freddo, dall'imbarazzo però. Che cos'è? Oh Gesù benedetto! Prima non sgocciolava sta cosa, prima... Possiamo fare una piccola richiesta? Non abbiamo ancora visto come proseguire, magari dopo esaudirai questo nostro desiderio. Possiamo fare una piccola richiesta? Almeno un solo fenomeno che avviene a favore di camera, uno solo. Cioè uno minimo, c'è una nostraccia proprio che tutto quello che stiamo vedendo può essere veritiero, anche se non ci credessimo mai e poi mai da come la stai presentando. Però, cioè... Cioè, ci sono già successe, stai sentendo una poesia di qualche minuto, già sono successe quattro cose paranormali, secondo te? Si è sudata la luce, la candela bianca non si accendeva, quindi l'hai dovuta cambiare, il rumore di disumano di là, il tuono, il fruscio, adesso ci sta la fontana che perde l'acqua, tutto fuori camera, no? Cioè, se andiamo avanti così, in un video di un quarto d'ora succederanno 100 cose, sei peggio dei fake Packard là, ma potresti, uno solo, cioè una soddisfazione avrei una sola cosa a favore di camera, perché io potrei dire che di là nel salone adesso ci sta Gesù e il diavolo che stanno giocando a 3-7 a perdere, ve lo potrei dire solo a voce, o potete prendere la camera e andare a farvelo vedere. Però ve lo dico a voce, così voi c'è da gridare tipo... Ricordate Troisi che facevo gesto dentro al film? Fa un lavoro dove c'è gente un po' che abita in lampadine. Sì, gente che mica avete capito che... Gente che abita le lampadine. E questo è un caso di persone che abitano le lampadine. Madonna! Che cazzo me l'ha detto di farlo? Dio benedetto, la credibilità. Allora, a parte l'ennesima botta fuori campo, compagnami, se è vero quello che stai facendo, a parte che nessuno ha detto di farlo effettivamente, ma mettiamo caso che fosse vero che sta succedendo lì di accanto a te, la minima reazione a queste botte disumane non è rimanere vicino a Sarah Smith. Oddio, chi mi ha detto di farlo? Ma fui te in America, in Messico, piglia i palici, piglia i tuoi genitori, fui te il più lontano possibile da questa casa infestata, altrimenti non ti crediamo. Queste reazioni sono semplicemente reazioni fatte da un'attrice che non ha studiato teatro, quindi che traspare chiaramente la finzione teatrale, della recitazione teatrale, becera, tra virgolette, a mio parere personale, e non corrispondono a delle cose veritiere, cioè... Una cosa, c'ha febbre una sola, una cosa, in camera c'ha febbre, un rumore, o piglia sta cazzo videocamera e vai di là, ti metti vicino alla fonte del rumore, e c'è una poesia di 2 minuti, che poi tra parentesi questa poesia di 2 minuti sta andando in diretta nella mia casa in filodiffusione perché sto facendo questa reaction, e qua dentro allo stesso pronunciare delle stesse parole non sta succedendo niente.
C'è anche il cane, sta dormendo beatamente. Manco cane si è allarmato, neanche Shiba qua ha alzato le orecchie, ha detto ma c'è un demone in arrivo. Niente, zero, proprio niente, niente, niente. Fammi capire, allora in alcune case funziona, in alcune case no. Va bene. Tomino, se sei qui, non l'ho letta io la poesia, innanzitutto. Cioè, compagna mia, ma tu veramente ti stai apparando con fantasma? Cioè, davvero stai cercando di giustificare al fantasma questa rete che hai fatto tu? Santo Dio, cioè, ma ti rendi conto? Tipo io faccio una seduta spiritica. Allora, io non ci credo nelle sedute spiritiche. Mettiamo il caso che credessi sedute spiritiche, faccio seduta spiritica, poi bella e buono, quando succede il casino? Satana, ti giuro che non l'ho detta io la seduta spiritica. E che sono in mezzo che sta a fianco a me, che mi ha buttato cadinio, non so nemmeno che si faceva in questa stanza qua dentro. Io pensavo che era un bar, che c'era una piglia all'aperitivo, chi si stanno a fezze? Satana, io non c'entro niente. No, perché in teoria la morale è questa. Le candele. E candele si sono spente per l'ennesima volta fuori camera. Che poi tra parentesi, prima si spende la luce fuori camera. Siamo d'accordo che c'è sempre quel tuo partner, collaboratore commerciale, che ti spegne la luce. Tu fai l'urletto di cagamento sotto. Poi dopo, nel totale buio, le candele vengono spente. Ma puoi benissimo averci soffiato tu stessa sulle candele prima di urlare. Le candele si sono spente nel buio, quindi nessuno ha potuto vedere che effettivamente avessero... Dico io no, cioè, Dio santo, ma io ho capito che voi fate di tutto per defecare roba senza senso sopra i vostri canali. Pammure di è casa vostra, ci potete mettere pure due ore, 12 ore di live fatte inquadrando una bambola, spacciandola per un qualcosa di demoniaco impossessata da Zozo. Munnezza. Cioè, voi potete mettere quello che vi pare sui vostri canali, però dico io no, prima di ripubblicare, quando fate i montaggi, ma... controllate un attimo la plausibilità di ciò che affermate, santissimo è Dio. Cioè, va bene in mente, cacchio, però io ho fatto quest'urlo in questo caso, mi stavo riprendendo la faccia, perché giustamente io sto vivendo delle esperienze paranormali, continuo a tenere la fotocamera che guarda verso di me, non guarda verso gli altri punti di interesse, ma pare pure giusto. Cioè, ma prima di pubblicarle, ve la fate la domanda... ma questa cosa è credibile o non è credibile? O stuzzicano tutte figure in mezzo? Perché poi non serve neanche tanto a svergognare queste cose. Lo fate con le vostre mani, ve la tazzap sui piedi stesso voi quando facete queste cose. Ho appena avuto un flash. Forse non è stata una buona idea farlo nel garage. Pensateci. Che ne so, pensateci, che ci sto pensando, ma che cosa potrebbe essere? Cioè, qual è il problema di fare un'evocazione in un garage? Che è un demone che funziona come macchina a metano, non possono stare parcheggiate al chiuso in dei garage, fammi capire. Che significa, pensateci, qual è il problema? Magna mia, stai attenta perché le discoteche non sono ancora aperte. Qua si deve avere conto, draghi, chi ci siamo con i DPCM nuovi, ti fa pure la multa. Di all'amico tuo che sta accendendo e spegnendo l'interruttore che se sta fermo, perché a parte che si brucia la lampadina, ma poi, dulcis in fundo, non sei credibile, Cristo Dio! Si sta accendendo e spegnendo una cazzo lampadina davanti a te, la tua reazione è... la lampadina si accende e si spegne. I grandezze di Dio, i misteri Parigi, la lampadina che si accende e si spegne fuori inquadratura, quindi si dice su umani che accende e spegne, non posso dimostrare che non è vero, però ci metto il stesso indovito perché fa scena. Sto tremando. Ma chi ti crede, compagna mia, ma chi ti crede? Tomino, ti va di comunicare con me attraverso un libro? No, ti prego, Tony, dici di no, sino che spiego il libro in mano, fai il libro rosso, una stronzata che... Ah, che poi trapare, effettivamente, il gruppo con il quale hai collaborato di attori teatrali qualche mese fa, loro utilizzavano una delle ultime figuracce che hanno fatto sul canale loro, un libro rosso cercando una strega lungo gli argini di un fiume. Ma ti hanno imparato proprio buoni, compagni tuoi, grandissimi peggiori ricercatori italiani. Ricercatori, boh, vabbè, mannaggia. Ti prego, però non prendere il libro, sennò andiamo a finire sul libro rosso, mettiamo troppa carne a cuocere. Tomino, funziona che candele? Dovevi semplicemente sentire la poesia, l'hai sentita, non è successo niente di realistico. Apposta. Finisci il video dicendo: guarda, volevo fare un po' di scena, ho chiesto un aiuto a un mio amico che mi ha dato un po' la mano per fare queste cose fortissimamente paranormali. Finiscila qua, hai fatto 10 minuti di video, puoi anche monetizzare già, puoi anche
Zat fin, ce la fai già a monetizzare, non ti preoccupare. Hai fatto già un serio riassunto e un sacco, che sono usato, basta, finisci qua. No, non metto un libro in mezzo, anche perché poi mi costringi ad andare avanti anch'io. Io non la voglio fare la reaction del tuo libro, ti prego, perché è tempo perso. Proviamo a vedere se riusciamo ad ottenere qualche risposta con il libro. Tomino, vuoi comunicare con me? No, non voglio comunicare con te. No, no, non l'ho detto, è stato il demone, te lo giuro. Non l'ho detto io, è il demone, no. L'ho sentito bene, pure da qua, pure... non vuole comunicare con il libro. No, non lo, ti prego, non ce la faccio. Il fegato è finito, no? Quindi non trovando più il fegato, adesso si sparge per tutti gli organi interni, proprio gira per sotto, per coppa, questo senso di schifezza totale. Lascia per no, i diavolo non parlano che i libri vengono scritti per essere letti e per fare, ti prego, la porta che si è aperta, che ma vi rendete conto che sta succedendo a casa e sta povera Guaglione? Io sono preoccupatissimo. Cioè, si aprono le porte, si spengono le luci fuori campo, le candele si spengono quando le luci sono spente, in modo che non si può vedere se qualcuno soscia sulla candela, tipo compleanno, auguri. Poi si aprono le porte, adesso vuole parlare con un libro, stai così da un garage che ha la fontana che perde. Questo è un dramma esistenza, è proprio un dramma. È un... Date una mano a questa, e la conoscete, date una mano a questa ragazza a uscire da questo tunnel, lì stronzata che sta dicendo. Ah, questa mi mancava, cioè nonostante già il libro rosso è una stronzata di per sé, adesso c'è anche l'utilizzo del libro rosso fuori camera, cioè sulle gambe, in modo che non si vede, ma anche se la parola me la sono ricercata prima o no, la faccio vedere, non l'ha fatta per niente, perché la sono letta su. Cioè, sempre peggio, noi saremo sempre qui, puntuali, per denunciare queste deiezioni, sempre. Peggio di Piero Angelo quando si è appresso il tirannosauro, noi siamo appresso a questi stercosauri. Perché noi non possiamo vedere? Tu stai facendo un cazzo di video, cioè nei video si vede. Se tu nei video non fai vedere, il video non ha senso. Se io faccio una canzone che voi non potete sentire, che la faccio a fare la canzone, trovami un artista che incide un disco che la gente non può sentire. Che cazzo di musicista è? Cioè, che cantante è? E poi fammi capire, è un Super Santos a te, ci sono cresciuto. Volevo più bene al Super Santos che a buona parte dei miei zii. Cioè... Che ti fa paura il Super Santos? Che chissà che ha fatto, ma adesso direi chissà che ha fatto fuori campo con un ambo visto, avrà rimbalzata, fatte palleggi, visto pure Maradona che faceva un rapporto. No, non funziona così, compagna mia, non funziona così, cioè veramente stiamo rastrellando proprio i peggiori giardini della merda. Raga, ve lo giuro, è arrivato da lì, ve lo giuro. Lo giuro, ma come ti facciamo a credere? Ma mettiti nei nostri panni, come facciamo a credere? Te lo giuro, che cosa te lo giuro? Oh ragazzi, sta muovendo il microfono davanti ai miei occhi, non ve lo posso vedere, però ve lo giuro. Oddio ragazzi, c'è il fantasma, oddio Mario Mero, la sta cantando una canzone per me. Grande mano, ve lo giuro, non ve lo posso far vedere perché è una cosa intima, posso offendere Mario Mero, non viene più a cantare per me, però ve lo giuro è qua, ce lo sto accarezzando, grande Mario. La palla, raga, è una bambina. Ma tu cosa stai facendo? Cioè, no, aspetta, io forse ho capito male. La palla è la bambina, facendo riferimento a Tomino, che poi è la protagonista, la bambina protagonista di questa poesia, non è Tonino, è Tomino, la bambina giapponese protagonista di questa storia. Cioè, su quale base tu stai dicendo che la bambina, la creatura giapponese, che è morto un diavolo, era un demone, un spirito della creatura giapponese, è finito in un Super Santos? E che fine merda che ha fatto questa creatura? Cioè, si è reincarnato in un Super Santos che è caduto all'interno del tuo garage? Ma tu veramente stai facendo? No, tu mi devi dire, mo guardami seriamente, compagna mia, ma tu veramente stai dicendo che... il demone sta in due Super Santos. Mamma Rukarmana. Dopo quest'ultima manifestazione paranormale dello spirito della bambina di Tomino, che si è incarnata all'interno di un Super Santos, il video della ragazza continua per una buona mezz'ora, nella quale lei parla con il libro rosso inventandosi un po' di storielle molto 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 fantasy, anche abbastanza noiose, per questo non le commentiamo, ci hanno fatto due passi. Niente di più niente di meno in realtà, quindi le manifestazioni paranormali interessanti tra virgolette terminano qui. Noi siamo veramente esterrefatti, più fatti che esterre, in realtà, guardando queste
performance, queste meravigliose performance artistiche, cioè, perché comunque io penso che alla fine c'è anche un senso artistico in tutto ciò, oltre a metterci del proprio, oltre a cadere nell'autoridicolo, nell'autozappa sui piedi facendosi stronzare, cioè bisogna anche farlo con una certa forma artistica, bisogna anche dare un senso artistico e stronzate che si dice, perché altrimenti sarebbero stronzate di basso livello, cioè bisogna elevarsi, cioè, non so se vi ricordate Infamitum trovato sotterrato sotto al giardino della famiglia dei paranormali, quello però è alto livello cinematografico. In questi casi si è scelto di mettere in scena questa pantomima all'interno di un garage nel quale, ricordiamo, si sono manifestate in sequenza accensioni e spegnimenti di luci, candele che venivano buttate quasi per terra, non si riaccendevano, tant'è vero che la ragazza la sostituite, rumori assurdi che la circondavano a 360 gradi, fontane che perdevano e sfere che sì, fontane che perdono forse non sanno giocare, un piccolo cameo al grandissimo Ernesto Afforia. Dopodiché c'è stato l'utilizzo del libro rosso, attendibilissimo metodo per mettersi in contatto con presunte entità paranormali. Dopodiché, dopo la lettura, dopo il termine della lettura della poesia di Tomino, la stessa Tomino ha deciso di manifestarsi alla nostra ricercatrice accademica super preparata in ambito paranormale attraverso all'interno di un super Sandoz ammosciato dentro a un garage. Io pensavo che nell'aldilà si potesse vivere meglio, cioè nel senso, se lo scopo della nostra vita è morire per tornare reincarnati all'interno dei palloni, forse è meglio non credere nella reincarnazione. Questa è la morale di questo video. Comunque, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, condividetelo con i vostri amici, mi raccomando, la prossima volta che giocate a pallone, prima di prendere a calci dei poveri demoni, accertatevi che il pallone è vuoto, scutuliatelo, chiamate Tonino all'interno del pallone. Tonino, se ci sei, fatti sentire, perché sennò non possiamo iniziare a giocare. Se Tonino non vi risponde all'interno del Super Sandos, potete iniziare a prenderlo a calci, altrimenti sono problemi vostri e va per voi e Tonino. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!